GF VIP 7, Antonino Spinalvese e Davide Donadei smascherano Onestini, ecco perché non chiude con Nikita Pelizzon. Merito soprattutto degli interventi di Soleil Sorge che, in veste di sostituta opinionista di Sonia Bruganelli, ha più volte attaccato l'ex fidanzato, piantando il seme del dubbio nel resto degli inquilini della casa. O almeno, in due dei vipponi, che ora stanno sospettando della buona fede dell'ex tronista romagnolo. Si tratta di Antonino Spinalvese e Davide Donadei, che hanno discusso di Onestini ieri sera in giardino. Il ristoratore ha innanzitutto sottolineato che Luca non nutrirebbe alcun interesse per Nikita Pelizzon, ma che non avrebbe intenzione di allontanarla per fini legati puramente al gioco. Uno come Onestini non farebbe mai fuori Nikita perché è l'unica cosa che è aperta. Fidati, la cerca. L'ex compagno di Belen Rodriguez ha quindi confessato: io non sono scemo, se una persona entra qua dentro e si avvicina a Nikita e George. Per avere un rapporto con lui, io ci ho provato in tutti i modi, è complicatissimo. Se tu entri dentro, lo stressi dalla mattina alla sera, ci stai sempre attaccato. È un ragazzo talmente buono che alla fine gli piacciono queste attenzioni. Dai! Ma di cosa parliamo? Tu pensi che sia scemo? Lo fa perché magari sa cosa pensa il pubblico fuori, ha sentenziato Donadei. E Antonino, certo. Infatti quando ieri Soleil ad un certo punto ha detto sei il re dei reality, non è un insulto, è davvero anche sapienza. Lui è anche molto intelligente, ha studiato, è laureato. Davide ha spiegato. Non mi fido. Se oggi dovessi fidarmi di una persona mi fiderei più di Andrea, con cui ho passato meno tempo, che di lui. Perché dice le stesse frasi con tutti. Il secondo giorno che ero qui mi chiama e mi dice vieni anche tu in cortiletto e ho pensato che se ne frega lui di me. Mi chiede vabbè, dimmi chi ti piace. Gli ho detto a me non piace nessuno. Punto primo, ma poi, mica stiamo a giocare con le bambole. Mi sono reso conto che lui cerca di mettere situazioni in ballo. Sempre, buttare carne sul fuoco. Però devo capire se è proprio lui così o sta giocando. Ad oggi se dovessi confidare una cosa mia, prenderei Andrea, Nicola o Patrizia e non lui con cui dormo nello stesso letto, perché non mi fido. Ha poi rivelato cosa gli ha fatto notare Luca Salatino. Lui guarda perennemente le telecamere. Di solito uno le guarda per vedere se stanno inquadrando te. Non è che te ne vai se vedi che la telecamera si sposta. Perché è successo anche questo. Devo essere onesto, non mi ero fatto prendere dal fatto che lui fosse fan dei reality o che fosse una cattiva persona. Mi basavo sul fatto che lui parlasse di STRate dalla mattina alla sera e non riuscivo a creare un feeling. Ha continuato Spinalvese. Allora Davide, ci sono state battute che a me non fanno impazzire. Come se lui cercasse qualcosa da me e da altre persone per metterci contro. Non mi piace. Non è roba mia. Io penso che tutti lo abbiano un po' capito e lui se ne sia accorto. Perché è molto intelligente e ha cercato di portarsi dalla sua ai nuovi. Ed in un certo senso ci stava riuscendo. Poi, più volte ho visto che in diverse occasioni ripete sempre le stesse cose.